Mi hai cacciato in questo casino senza dirmi niente, Kid. Mi dici chi diavolo era quel buffone poco fa? Atabai, l'assassino. Quindi sei membro di una qualche religione? Siamo assassini e seguiamo un credo, sì. Ci sono né clero né dogmi da seguire. Una saggezza. Su, racconta. Voglio sentire. Nulla è reale. Tutto è lecito. L'unica certezza del... Tutto è lecito. Mi piace questo motto. Posso pensare come voglio e agire come voglio. Tu ripeti le parole. La strada qui è bloccata. Quella deve essere una porta. Già. E deve esserci il modo di aprirla. Un meccanismo nascosto. Come un capestano. Quei blocchi lassù. Prova a Quindi quei templari davano la caccia a voi, vero? Che non sei arrivato tu a scombinare tutto, noi inseguivamo loro. Scappavano come topi. Ma ora la situazione si è rivelata. Il meccanismo della porta sembra rotto. Cerchiamo un'altra strada. Forza, amico! Salta! Hai ancora del fiato? Abbastanza da maledirti, Kid! Qui deve esserci un vero tesoro. Il tesoro? Certo. Spero che ciò che ci aspetta alla fine del percorso valga la pena. Questo dipende da te. Come? Ciò che intendo mostrarti ti farà girare la testa. Spero che tu possa reggere alle emozioni. Vedrò di farcela. Questo, vero? Il gran tesoro di cui parlava il tuo mentore. Non somiglia affatto all'uomo che chiamano il saggio, mi spiace. Aspetta, scaldante. C'è un ultimo enigma. Queste statue sono come quelle di prima. Hanno immagini incise di prima. Ci sono immagini incise anche a terra. Ma di altro genere. Sì, questi sono predatori. Gli altri prede. Quale predatore si abbina a ogni? Ecco il punto. Giusto, ecco la corrispondenza. Abbinare predatori e prede. Thank you.
passaggio. Questo affare avrà centinaia di anni. Ben di più. Certo che sia lui? Sì. Lo riconosco dagli occhi. I Templari hanno detto perché volevano il saggio. Hanno raccolto il suo sangue in un piccolo cubo di vetro. E questo? Già. Volevano anche chiedergli dell'osservatorio, ma è scappato. Ah. Abbiamo finito qui. Ma che diavolo ho visto laggiù? Jim! Zitto. La statua nel tempio. Era l'uomo che hai visto a Lavana? Era identica a lui, sì. Sembra che abbiano trovato un nuovo saggio. La corsa all'osservatorio riparte di nuovo. Perché sussurriamo? È solo colpa tua, Capitano Kenway. Le mappe che hai venduto hanno condotto i Templari a noi. E ora gli agenti di due imperi sanno nel dettaglio come operiamo. Ci penso io, mentore. Hanno preso gli uomini di Edward. Mi domando quanto valgano per lui. Prendi questa. Non attirerai l'attenzione e non farai stragi. Dardi con questo che arriva. Svelto! Discreto e rapido, visto? Visto questo tempio? Già, mi chiedo se sia pieno d'oro, giada o di altro. Oh, silenzio! Toch pakesh, che è del bunico, ma capercacci. Lo sarà, vero? Gli spagnoli l'oro lo prendono qui. Non lo estraggono dalle miniere. You there! Ti ringrazio, ma non ti perdono.
Grazie, amico. Perché ce l'hai con noi? Ciao. No, fai. Che siano maledetti, se accadrà ancora. Stand still. Tutti quegli schiavisti. Stay right, you're not a dead end. Salve, capitano. Ti ringrazierò dopo, ma prima dovrò riuscire. Chi è l'olandese che abbiamo scoperto? Vero stronzo, sì. Uno schiavista, Prinz. Mi dice abbia una lettera di marca del governatore Hamilton. Dobbiamo trattarlo con ogni cortesia. Bizzarra combinazione. Pana Shibalte Kuntel e Perti Abinci Barbaru. È per gentilezza che lo fai, Ermo.
Wade. Chi c'è laggiù? Lo vedi quel vecchiaccio? È uno schiavista olandese, Lawrence Prince. Ora vive come un re in Giamaica. Bracchiamo quel bastardo da anni. Diavolo, c'eravamo quasi! Per Dio, come sicari siete degli incapaci. Tutti pieni di smorfie e lagne. Capitano Kenway, hai delle doti notevoli. Grazie, amico, madre natura. Ma sei volgare e arrogante. E vai in giro in una tenuta della quale non sei degno. Ma tutto è lecito. Non è il vostro motto? Ti assolvo per le tue colpe a L'Avana e altrove, ma non sei più il benvenuto qui. Scusa, amico. Le cose stanno così. Hai un bel gruppo di amici, sai? Meriti disprezzo, Edward. Ti pavoneggi come uno di noi, disonorando la nostra causa. Ma di che parli? Quale causa? In realtà, noi uccidiamo i Templari e i loro associati. Gente che vuole il controllo dell'intero globo. Tutto questo in nome della pace e dell'ordine. Proprio le ultime parole di Dukas. Vedi? Tutto riguarda il potere. Dominare interi popoli, privarci della libertà. È un altro messaggio di qualche tuo amico? Già, ti faccio vedere. Che non sei impressionato dal nostro credo. Forse la vista del denaro ti avvicinerà al nostro modo di essere. È ovvio. Allora svolgi dei contratti per noi nelle Indie occidentali e ti pagheremo. È molto semplice.